Siamo dall'altra parte della strada e venivamo a piedi con i bimbi che giocavano con le galline nel pollaio. E la cosa bella è che se finiva qualcosa ti dicevano aspetta e la venivano a prendere direttamente dall'orto. E comunque adesso i miei bimbi sono piccoli, però gli facevi vedere i piselli che crescevano sulle reti, il fiore del pisello, piuttosto che insomma, imparavano che non nasce nella busta congelata del supermercato la verdura, no? Questo è crescione, che è un'erba che cresce spontanea, crescione o rosolaccio, e si trova nei terreni appunto che non hanno subito trattamenti, che sono ancora integri, perché dove danno diserbo il rosolaccio non cresce. Questo invece è un finocchietto che è ricresciuto, da essere stato piantato da qualcuno probabilmente a settembre o l'anno scorso, non so. E per la forza della natura è ricresciuto, quindi abbiamo preso la barbetta di finocchio che ci facciamo forse una frittatina o non lo so. Continua la battaglia attorno al futuro dell'Aghilana. L'associazione Extinction Rebellion, dopo alcuni presidi nell'area verde in via Firenze, ha fatto partire una raccolta firme online contro il progetto di urbanizzazione che dovrebbe portare alla costruzione di 12 villette da parte della cooperativa Coabi e la tua casa. Si tratta di un'azione di sensibilizzazione alla quale ne seguiranno altre. È vero che purtroppo lo scorso anno la Giunta e il Consiglio Comunale hanno votato a favore dell'urbanizzazione, quindi le cose sembrano ormai decise, però in realtà anche come ha più volte fatto notare Legambiente con i suoi comunicati stampa, ancora c'è una possibilità, nel senso che il Consiglio Comunale può votare contro le proposte di compensazione proposte dalla Coabie, la tua casa, che tra l'altro non da quello che abbiamo visto noi, ecco, poi, insomma, questi documenti, tra l'altro, la cosa un po' triste è che sono stati sempre un po' non ben divulgati, non c'è stata una buona comunicazione da parte del Comune che ha cercato un po' di tenere tutto nascosto. E, ecco, quindi fondamentalmente queste proposte non prendono in considerazione il ponte ciclopedonale che collega l'Orto Bertogna a Sarna. Questo ponte ciclopedonale era richiesto dal Consiglio Pedonale dal Consiglio Comunale con un emendamento, quindi era proprio scritto nero su bianco. Quindi nel momento in cui il Consiglio Comunale lo scorso anno ha accettato l'urbanizzazione, ha anche chiesto come compensazione il ponte ciclopedonale. Questo è scritto nero su bianco, visto che Coabi, la tua casa, quanto sembra, non prevedono tra le compensazioni questo ponte ciclopedonale, secondo noi c'è la possibilità che il Consiglio Comunale voti no. Ecco, comunque il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi, quindi noi faremo pressione sui consiglieri con questa petizione e con azioni che a breve organizzeremo nell'Orto dell'Aghilana, chiederemo ai consiglieri di votare no in coscienza, ma non soltanto per una questione proprio di compensazioni, ponte non ponte, proprio per una questione di principio, cioè noi non vogliamo svendere e cedere un orto, un prato che è ora diciamo una sorta di orto spontaneo, perché ci sono tantissime erbe spontanee, ci sono ancora le fragole coltivate lo scorso anno. Il terreno è una spugna di CO2, una spugna di acqua, trattiene acqua, trattiene CO2, quindi è fondamentale in questo periodo di crisi climatica ed ecologica. Avete pensato cosa potrebbe diventare quel pezzo di terreno che comunque è un terreno inutilizzato al di là della piccola porzione riservata che una volta era riservata all'orto? Fondamentalmente, come dice Paolo Pideri, che noi abbiamo intervistato, abbiamo anche pubblicato un suo video che parla proprio dell'Orto dell'Aghilana. Paolo Pideri è un professore urbanista del Politecnico di Milano, si è interessato anche lui a questa questione. Le aree verdi non devono necessariamente essere diciamo, sfruttate in qualche modo. Le aree verdi già di per sé hanno una loro funzione ecosistemica e fondamentale nelle città, quindi le città devono essere intervallate da aree verdi, ben venga. Si potrebbe fare un boschetto, ci si potrebbe ricreare appunto un orto urbano, si potrebbe semplicemente lasciare alla natura, quindi lasciare un prato con erbe spontanee, ecco. L'importante è che non sia cementificata. Anche gli assessori che lo scorso anno hanno votato a favore di questa cementificazione
ancora sono appunto sono ancora nella giunta, quindi non si può nemmeno dire è stata una decisione dello scorso anno, noi non siamo responsabili. C'erano fondamentalmente le stesse persone. Una cementificazione volta a costruire delle villette, villette di lusso, quindi non ha veramente nessunissimo interesse pubblico. Cemento per i ricchi e quando a Faenza, come ha sempre ben dimostrato Legambiente, ci sono tantissime case vuote, no? Che potrebbero essere ristrutturate.